volevo fare questo nuovo video per parlarvi un po' della vigoria delle piante e come possiamo intervenire per modificarla. Tra le varie operazioni che possono influire sulla vigoria troviamo poi la potatura e le concimazioni. Dovete sapere che per avere una buona produzione nelle piante occorre che l'apparato radicale e l'apparato aereo siano in equilibrio. Ora è chiaro che quando noi interveniamo sulle piante interveniamo solo sulla parte aerea, pertanto dei tagli errati o un numero di tagli eccessivi può alterare questo equilibrio. La pianta ovviamente risponde con emissione di nuovi rami, spesso molto vigorosi, che influenzano negativamente la produzione. Dovete sapere che c'è un rapporto inverso tra la vigoria e la produzione. In genere piante molto vigorose hanno la tendenza a produrre molta chioma e una quantità di frutti molto bassa. Il flusso della linfa ha un decorso veloce quando i rami si trovano in posizione verticale. Se osserviamo questo ramo che era posizionato in verticale, come potete notare, lo sviluppo lo troviamo maggiormente verso queste parti alte. Se andiamo verso il basso cominciamo a notare che praticamente questo ramo è privo di ramificazioni laterali. In questa situazione ovviamente il ramo cosa fa? Tende a spingere la chioma verso l'alto. Ora spesso succede che per contenere questo sviluppo in altezza l'errore più grave che si può fare è quello di abbassare questi rami con un taglio di raccorciamento. Nella convinzione che questo taglio può contenere le dimensioni della pianta. Questo tipo di taglio è un taglio che viene definito come taglio a legno. Taglio a legno vuol dire che lo stimolo di questo ramo è quello di produrre nuovi rami vigorosi in corrispondenza del taglio. Quindi io da questo taglio mi devo aspettare che in primavera le gemme che si trovano vicino al taglio sfogano con emissioni di rami molto lunghi, molto vigorosi, che peggiorano la situazione. Quindi cominciamo col dire che questo tipo di taglio non vi consentirà di ridurre la vigoria e di abbassare le piante, quindi otterrete un effetto contrario. Quando occorre abbassare i prolungamenti, quindi non faremo mai un taglio del genere. Il taglio per abbassare le piante va fatto con un taglio di ritorno, andando alla ricerca di un ramo più basso, possibilmente non un ramo molto vigoroso, e andremo a fare un taglio di ritorno in corrispondenza del ramo laterale. Quindi abbiamo lasciato il prolungamento della branca intero. Questo tipo di taglio ci ha consentito di abbassare le piante e in questo caso non avremo lo sfogo laterale di rami vigorosi. Se poi osserviamo i rami che si trovano in una posizione diversa da quella
verticale, possiamo notare un andamento diverso. Ecco, questa è una branca, è una branchetta che si trovava in posizione inclinata. Quello che possiamo notare è che, a differenza del primo ramo, questa branchetta posizionata più o meno a 40-45 gradi rispetto alla verticale, notiamo che lo sviluppo laterale, lo sviluppo, è avvenuto anche nelle gemme basali. Quindi questa branchetta si è rivestita lungo tutto l'asse di rami laterali. Quindi a questo punto è facile capire che, per diminuire la vigoria di un ramo, dobbiamo cominciare a variare la posizione del ramo stesso. Se noi da verticale un ramo lo portiamo in una posizione inclinata, cosa succede? Che il flusso della linfa comincia a rallentare. Dove c'è il rallentamento della linfa, praticamente il ramo sfoga meno in attività legnose per predisporsi maggiormente verso rami di tipo produttivo. Il ramo può essere portato anche in orizzontale. In orizzontale i rami più lunghi li possiamo trovare verso la base. Lo svantaggio però di portare in orizzontale il ramo è quello che sul dorso della branca possono svilupparsi dei rami che a sua volta si posizionano in verticale. Pertanto è opportuno, quando si esegue un'inclinazione prossima all'orizzontale, durante l'estate controllare che sul dorso, che sulla schiena della branca, non nascano dei rami vigorosi. In quel caso bisogna, durante l'estate stessa, strapparlo con le mani già quando questi rami hanno una lunghezza di circa 10 centimetri. Il ramo, oltre ad essere inclinato, può anche essere curvato. La differenza sta che con l'inclinazione si agisce sull'angolo di inserzione, con la curvatura invece si imprime al ramo una forma d'arco. Diciamo che la risposta della curvatura rispetto alla piegatura è un po' diversa. Ecco, questa è una branchetta che era stata curvata. Lo sviluppo anche qua generalmente avviene maggiormente nella parte dorsale della curva, per poi rallentare e riprendere a vegetare invece nel tratto finale. Anche qua, durante l'estate, quando voi curvate i rami, dovete controllare che su questo punto non nascano dei rami vigorosi ed eventualmente toglierli. Il rallentamento della linfa, oltre chiaramente riducendo la vigoria, ovviamente andrà a favore della produzione, perché se abbiamo detto che la vigoria è contraria alla produzione, chiaramente se noi riusciamo a diminuire la vigoria, automaticamente aumenteremo la produzione. Chiaramente con la potatura noi non è che dobbiamo mirare a massimizzare le produzioni, perché anche un'eccessiva produzione non va bene, poiché la pianta ovviamente utilizza le sostanze per ingrossare i frutti e di conseguenza non si avrà un rinnovo adeguato dei rami che dovranno produrre negli anni successivi. Quindi noi dobbiamo arrivare con la potatura di produzione a cercare di equilibrare la pianta, quindi la pianta non deve essere né troppo debole né troppo vigorosa. Una media vigoria vi darà una produzione di buona qualità e soprattutto una media vigoria non innesca fenomeni di alternanza di produzione. Come facciamo a renderci conto se la nostra pianta è vigorosa o è debole oppure è mediamente vigorosa?
dobbiamo andare a valutare lo sviluppo che hanno raggiunto i rami di un anno. I rami di un anno, per riconoscerli, ovviamente sono queste formazioni dotate di gemme, solo gemme di rivestimento. Quindi sono rami che non hanno a sua volta ramificazione laterale. Per cui questo è un ramo di un anno, questo è un ramo di un anno, anche questo è un ramo di un anno. La vigoria, quindi, andiamo a valutarla su quanto un ramo di un anno si è sviluppato in un'annata vegetativa. Considerate che una media vigoria può corrispondere più o meno a una lunghezza dei rami che va dai 30-40 cm fino ad arrivare a 60-70 cm. Oltre questa lunghezza, chiaramente possiamo ritenere che la vigoria è elevata. Ecco, in questo caso noi notiamo che questo è un ramo di un anno, è un succhione molto lungo, quindi più o meno si è sviluppato di 2 metri in un'annata vegetativa. Chiaramente se su una pianta noi troviamo dei rami con queste lunghezze, è da ritenere che la pianta abbia una vigoria elevata. In questi casi, nelle piante con vigoria elevata, dobbiamo diminuire al massimo i tagli e ricorrere invece alle altre operazioni di cui vi ho appena parlato, quindi l'inclinazione, la curvatura, ma ci sono ancora altre operazioni che adesso vi dirò. Dove questa branca ha una posizione con un angolo troppo stretto, quindi metteremo anche qua un divaricatore tra la branca principale e la branca secondaria, in maniera tale anche qua da ridurre il flusso della linfa e evitare l'allungamento eccessivo della branca, che come possiamo notare i rami verso la punta assumono una lunghezza elevata. In questo caso prenderemo un pezzo di canna, faremo la punta qua, possibilmente vicino al nodo, perché se lo facciamo nell'internodo la canna si rompe. Quindi la canna è già vuota dentro, ci consentirà di appoggiarla al ramo e avere più stabilità. Quindi abbiamo fatto l'altro nostro divaricatore, adesso lo poniamo tra la branca principale e quella secondaria. Accorceremo la branca. Quando si segue la curvatura deve essere regolare e partire dal punto di inserzione. Questo tipo di curvatura è una curvatura un po' stretta. Facciamo partire la curva dal punto di inserzione e attraverso un legaccio elastico cercheremo di dare una curvatura maggiore. Lo legheremo a una branca sottostante, ritorneremo su col nostro filo . Volendo possiamo impedire a questo ramo di emettere i rami in questo punto. Quindi taglieremo queste due gemme, che è il punto dove il ramo può emettere i rami vigorosi. Ecco, quando ci troviamo in situazioni come queste bisogna cercare di indebolirla. Anche in questo caso si può eseguire la torsione dei rami. Chiaramente la torsione è una
consiste nel torcere il ramo fino a quando si sente una sfibratura del legno, quindi si sente una sorta di crack che sfibra un pochino il legno e quindi provoca una rottura in senso longitudinale. Ecco, questa rottura provoca una sorta di ostruzione, quindi una difficoltà al passaggio della linfa, per cui questo ramo riceverà una quantità di linfa inferiore, con la conseguenza che chiaramente il ramo si indebolirà. Per cui il ramo lo si prende con due mani e si esegue una torsione fino a sentire una specie di crack. Ecco, crack è avvenuto, si è avuto, vedete, questa lesione che ostacolerà il passaggio della linfa. Chiaramente, se lo si fa d'estate, la torsione è più agevolata perché i tessuti sono più elastici e si fa anche meno fatica. Ecco, un'altra operazione che si può fare per indebolire il ramo, oltre alla torsione, si può fare eventualmente anche il cosiddetto infrangimento. L'infrangimento è una rottura parziale del ramo. Generalmente si fa d'estate quando i tessuti sono abbastanza elastici, però se d'estate non l'abbiamo fatto possiamo farlo anche d'inverno. Consiste nel provocare una rottura parziale del ramo. Così, e lasciarlo attaccato. Quindi questa rottura parziale ostacolerà per un certo periodo di tempo il passaggio della linfa, per cui questa branca si indebolirà. Ecco, altra cosa che possiamo fare chiaramente è poiché su questo tratto dobbiamo impedire la nascita dei rami vigorosi. Quindi su questo piccolo tratto qua possiamo fare la degemmazione. Quindi toglieremo le gemme sul dorso, lasceremo le gemme laterali. Qua vediamo l'effetto dell'infrangimento, come possiamo notare, la rottura si è cicatrizzata, il ramo si è indebolito e adesso troviamo tutta una serie di mazzetti di maggio, ottenendo così l'effetto voluto, quello di indebolire un ramo vigoroso e predisporlo verso la fruttificazione. Un'altra operazione che possiamo fare quando abbiamo la necessità di indebolire delle branche è quella di effettuare la decorticazione anulare. La decorticazione anulare consiste nell'eseguire due tagli paralleli circolari sulla corteccia alla distanza più o meno di 3-4 mm, non di più. Ecco, una volta fatti questi due tagli, non faremo altro che eliminare la corteccia. Quindi elimineremo un anello di corteccia. L'eliminazione di quest'anello comporta il blocco della linfa elaborata. Sapete che la linfa elaborata chiaramente sono le sostanze che le foglie elaborano e che poi trasportano, diciamo, a tutto il resto della pianta. Poiché noi interrompiamo la linfa elaborata in questo punto, succederà che questa branca non avrà più il contributo delle altre parti della pianta per quanto riguarda le sostanze elaborate. Quindi le sostanze che elabora il resto della branca, che quindi potevano andare a favore di questa branca, vengono interrotte in questo punto.
pertanto questa branca si svilupperà in seguito solo alle sostanze elaborate che riesce a elaborare lei stessa. Chiaramente poi questo durante l'estate, perché la pianta ha subito comunque una ferita, la cosa che farà la pianta è quella di rimarginare questo anello mancante, quindi si produrrà un calo di cicatrizzazione che poi ripristinerà il passaggio della linfa elaborata. Però noi nel frattempo abbiamo ottenuto un indebolimento di questa branca. Quando le branche sfuggono al controllo, chiaramente a questo punto sarà difficile allargare l'angolo. Allora noi possiamo intervenire utilizzando l'intaglio. L'intaglio è fare una serie di taglietti nella branca sottostante del ramo, per possiamo arrivare fino a circa la metà del diametro della branca. Facciamo dei taglietti alla distanza di circa 1,5 cm uno dall'altro, in maniera tale da indebolire anche dal punto di vista meccanico la branca. Ecco, il seghetto lascia questo vuoto che mi consentirà la piegatura della branca senza grosse difficoltà. Ecco, come vediamo, la branca si piega facilmente. Si tratterà di mettere un divaricatore per tenere in tensione la mia branca. I tagli, una volta che la branca si trova in tensione, le superfici di taglio vanno a combaciare, quindi combacia il cambio, quindi si formerà un caldo di cicatrizzazione e riprenderà il passaggio della linfa. Chiaramente, oltre a indebolire i rami, le piante, le branchie, possiamo avere anche la necessità di rinvigorire alcune piante. Fin da adesso vi ho fatto vedere quali sono i sistemi per ridurre la vigoria delle branche e dei rami. Ovviamente possiamo vedere anche la situazione opposta, che in caso di piante deboli ovviamente noi dobbiamo mirare a rinvigorirle le piante, poiché in queste piante ovviamente non c'è un rinnovo adeguato dei rami produttivi. Ecco, in questi casi ovviamente può valere il discorso di effettuare dei tagli un pochino più drastici, e quindi possiamo ricorrere ai tagli di raccorciamento dei rami o delle branche. Ovviamente la potatura non è la sola operazione che può risolvere tutti i problemi, perché in caso di piante deboli dobbiamo vedere qual è la causa che ha provocato questo indebolimento. Per cui sicuramente la potatura è uno dei fattori che può influenzare il rinvigorimento della pianta, però a fianco a questa potatura dobbiamo chiaramente effettuare delle operazioni di concimazioni, garantire un apporto adeguato di acqua durante l'estate e magari concimare con un concime ad alto contenuto di azoto, poiché l'azoto è quello che stimola maggiormente la vigoria. E poi non c'è da trascurare anche l'aspetto fitosanitario, quindi una bassa vigoria può anche essere dovuto ad attacchi di parassiti o di malattie fungine. Bene, anche per questo video ho concluso. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.